Ok, allora benvenuti a questo 161esimo mercoledì di Next. Sono Juan Carlos De Martin, co-direttore insieme a Maurizio Borghi e Marco Ricolfi, che vi saluta, che non può essere con noi, del centro Next sull'internet e società. Allora, come sempre all'inizio di questi incontri, oltre a darvi il benvenuto e prima di introdurre il nostro ospite, vi ricordo che l'incontro è registrato, oltre che trasmesso online. La registrazione andrà poi su internet, quindi tenete conto nel caso in cui interveniate. E poi, oltre a questo, facciamo un rapidissimo giro di tavolo almeno tra i presenti. Vedo che c'è un discreto numero di persone collegate, 12. Però il giro di tavolo lo facciamo solo tra i presenti. Appunto, io mi sono già presentato, ingegnere informatico, qualcuno di tecnico. Prego, Antonio. Buonasera a tutti, anch'io ingegnere informatico, ricercatore, qui al Centro Nexa. Antonio, da te. Anita. Buongiorno a tutti, io sono Anita Botta e mi occupo della comunicazione per Centro Nexa. Prego. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Ludovica Paseri, sono assistente di ricerca all'Università di Torino, sono filosofia del diritto e informatica giuridica. Io sono Anna Masera, giornalista e trustee del Centro Nexa. Io sono Maurizio Borghi del Dipartimento di Giurisprudenza e sono il condirettore di Nexa. Giuseppe De Pardi, giornalista quasi in pensione. Benvenuto. Io sono Angelo Fellemio, antichissimo ricercatore di molti anni fa al Dipartimento di Automatica di Visto che il professor Meo ci fa l'onore di essere qua in presenza, dico anche che il centro Nexa è direttamente figlio di Meo perché la sensibilità sociale dell'informatica l'abbiamo respirata, l'ho respirata da lui, e quindi grazie per essere qui con noi in presenza. Visto che ci dicevi conosci Enrico Nardelli da tanto quando tempo, ero piccolo. vuoi dire due parole tu di presentazione del nostro ospite Enrico Nardelli dell'Università di Roma, Tor Vergata? Non mi sento perché è troppo difficile. Però Questa presentazione sintetica è importanti eccezionale. sono di quest'ultimo periodo, sono i compiti più importanti. La rivoluzione informatica, conoscenza, consapevolezza e potere nella società digitale, un titolo più nexiano di così è impossibile. Quindi grazie molto Enrico Nardelli di aver accettato il nostro invito e di essere qui a tenere la tua lezione, più o meno un'ora, e Ok. poi resto il tempo, il dibattito, anche con quelli collegati nel caso volessero intervenire. Prego. Perfetto, grazie. Si sente bene, immagino, da remoto. Spero, se no lo segnalerete in chat. E qui adesso dovrei riuscire a. No, F5 non funziona, ma va bene. No, possiamo cavarcela. Okay. Va bene, nonostante la tecnologia ce la faremo. Io voglio iniziare con un grazie particolare a Nexa, perché diciamo, oltre che per avermi invitato, e perché diciamo, sulla mailing list di Nexa diciamo, si svolgono probabilmente le più interessanti discussioni che ci sono in Italia adesso su digitale e società. Che è un tema appunto fondamentale perché poi ho provato a parlarne nel mio libro, quindi grazie diciamo a chi tanto tempo fa ha avuto questa illuminazione, questa previsione che allora sembrava diciamo così un po' fantascientifica, che invece è diventata come dire pane quotidiano, perché tutti oggi parliamo di trasformazione digitale, ovvero di questa diciamo progressiva integrazione tra i due aspetti, e da un lato abbiamo la preparazione tradizionale nelle materie scientifiche, dall'altra la preparazione che serve nell'informatica. Una parte della mia presentazione sarà su perché dobbiamo insegnare informatica nelle scuole. Quel termine che è comparso sotto il mondo digitale, macchine cognitive, è il termine, insomma, attorno a cui ruota, diciamo, tutta la presentazione e anche il mio libro. Comincio subito così, dicendo che le conseguenze della trasformazione digitale sono difficili perché ci sono due colonne d'Ercole che sono state superate, cose che erano sempre state vere per tutta la storia dell'umanità. E la prima è, diciamo, la morte, insomma, adesso non abbiamo paura di questo termine, cioè il fatto che le cose finiscano.
Nel digitale siamo tutti eterni, non soltanto noi, diciamo anche i nostri oggetti, i nostri bit rimangono lì, poi insomma ci sono problemi fisici, ma concettualmente siamo tutti eterni e diciamo questi sovvertimenti concettuali sono difficili da introiettare. E la seconda è il limite fisico e temporale alla replicabilità, diciamo. Non potevamo essere in più posti allo stesso tempo, insomma, a parte qualche santo naturalmente benedetto, ma nel digitale possiamo replicarci noi e parti di noi, e di nuovo le conseguenze di questo sono difficilmente comprensibili, tant'è che io nel libro, insomma, ho coniato così, copiando o ispirandomi alla legge di Hofstadter, la legge sull'impatto sociale della tecnologia digitale, che è una legge ricorsiva, cioè l'impatto sociale della tecnologia digitale è imprevedibile, anche tenendo conto della legge sociale sull'impatto sociale della tecnologia digitale. Quindi non, il meglio che possiamo fare è tenere le antenne dritte e discutere di quello che stiamo facendo e di come questo influenzerà il futuro. L'automazione tradizionale ha migliorato la vita, noi siamo stati abituati a considerare l'automazione questo e per una certa quantità di tempo è andato così, poi è arrivata l'automazione digitale e qui siamo diventati schiavi, insomma adesso non sembri troppo forte questo termine, ma se alcune cose, diciamo, per esempio il fatto di svolgere questa conferenza in modalità remota è sicuramente un aspetto importante, in tante altre noi diventiamo, diciamo, macchinette che devono replicare quelle che altre macchine fanno per noi, perché sennò le cose non funzionano. Il computer non lo permette, è la scusa, diciamo, più usata ormai per dire che qualcosa non si può fare. E soprattutto i benefici dell'aumento di produttività che l'automazione digitale ha portato sono stati distribuiti in maniera diseguale. Qui vedete in blu la produttività del lavoro, questo è un dato OCSE, che dal 95, insomma in 30 anni, è passata da 100 a 130, in arancione l'aumento del salario reale medio e in grigio il salario reale mediano. Quindi mediano vuol dire che più della metà, almeno la metà dei lavoratori, ha avuto un incremento inferiore all'incremento della produttività, diciamo, del lavoro, i cui benefici poi vanno in chi investe il capitale per realizzare questi prodotti. E questo è un problema, diciamo, sociale, sul quale dobbiamo confrontarci, perché insomma questa tecnologia digitale l'abbiamo inventata noi, no? La facciamo noi, quindi non possiamo lavarci delle mani. Brevissima, diciamo, definizione per mettere appunto che cosa io intendo con informatica, e diciamo non me ne vogliono i colleghi informatici, diciamo, se non è di loro gradimento, perché tanto, diciamo, alla fine quello che più conta è quello che si fa nell'informatica, però io questa definizione l'ho messa a punto per spiegare ai profani cosa vuol dire, no? E sono tre termini: elaborazione automatica di rappresentazioni, elaborazione, che tra l'altro era il termine che un tempo usavamo in Italia per parlare del calcolatore elettronico, diciamo anche elaboratore elettronico, vuol dire che c'è un agente, qualcuno che in un tempo finito, in modo deterministico, fa delle trasformazioni, attua delle trasformazioni, ed è importante che questo sia deterministico e sia finito. Automatica è un altro aggettivo importante, esattamente vuol dire come lo fa un orologio meccanico, e questa è una cosa che appunto i bambini poi capiscono molto bene, perché un orologio, diciamo, non ha nessuna intelligenza. E rappresentazioni, io qui ho usato questo termine al posto del più usuale dati o informazione, sapete che informatica viene dal francese informatique, no? La frase di information e automatique, ma io uso rappresentazioni perché è fondamentale capire che ciò che l'informatica elabora sono segni senza un significato intrinseco. È l'interprete umano che dà un significato a questi simboli. Questa cosa sembra quasi scontata, ma non è scontata, perché da un lato abbiamo gli oggetti, i concetti, dall'altro abbiamo le loro rappresentazioni. A sinistra c'è il cavallo, insomma, non potevo rappresentarlo meglio di così, in un mondo digitale bidimensionale. A destra ci sono tre stringhe, tre rappresentazioni per cavallo in tre lingue diverse,
il significato dipende dall'interprete, no? Il significato di delle cose a destra, che non in semiotica sono i significanti, è dato dall'interprete, e quel significato è condiviso in una comunità di persone che condividono appunto qualche cosa, no? Perché se io e un francese non conosciamo le lingue reciproche, parliamo di cavallo e di cheval, non ci capiremo, quelle stringhe non hanno significato. Bene, i sistemi informatici fanno esattamente questo, eseguono istruzioni di cui non conoscono il significato per elaborare segni di cui non conoscono il significato. Quindi sono, diciamo, dei giganteschi meccanismi che macinano cose, anche diciamo, quello di cui tutti parlano in queste settimane, ovvero, diciamo, l'intelligenza artificiale generativa, ChatGPT. Sono dei meccanismi che producono delle cose in modo meccanico, inconsapevole, senza libero arbitrio e disincarnato, e poi tornerò su questo termine che è importante. Io quindi l'ho chiamate macchine cognitive perché replicano funzioni cognitive, dove con questo termine voglio sottolineare che indico quelle capacità logico-razionali di dedurre fatti da altri fatti, e quelle che un tempo i calcolatori praticavano nel campo dell'aritmetica, no? Se io ti do un numero 5, il simbolo dell'addizione, il numero 8, tu puoi dedurre la somma 8 più 5 uguale 13. Queste funzioni cognitive sono state tipiche dell'uomo, sono state il segno dell'intelligenza umana per tanto tempo. Ricordate, insomma, ogni tanto qualcuno nelle fiere di paese arrivava con l'animale sapiente che sapeva fare le addizioni, insomma, che era un trucco in realtà. Quindi queste facoltà erano tipiche dell'essere umano. Adesso le fanno le macchine, sono funzioni cognitive, le ho chiamate cognitive, ma insomma il termine cognizione ha un significato enormemente più ampio, io lo uso in questo contesto estremamente ristretto. Ora, l'informatica porta con queste macchine a costruire un altro modo di acquisire conoscenza scientifica sul mondo. Di nuovo qui sottolineo il termine scientifica, perché poi la conoscenza sul mondo io la posso acquisire anche con l'arte, la letteratura, la musica, che non sono scientifiche, anzi meno male, però sono sempre la religione, insomma, sono sempre conoscenza sul mondo. E questi sono, diciamo, è una caratterizzazione fatta da Denning e Rosenblum circa 20 anni fa, le scienze della materia non vivente, quindi le scienze fisiche, no? La fisica, tipicamente, la materia che non vive, è un grande dominio della conoscenza. La scienza della materia vivente, quindi la biologia e tutto quello che ne viene accanto, che ne viene in seguito, e la scienza dell'uomo, le scienze dell'uomo e della società, okay? Non le arti, le scienze, cioè quando io investigo l'uomo e la società con metodi scientifici, per quanto questo può essere fatto, tenendo presente, insomma, che siamo esseri umani, quindi non dei meccanismi. Ognuno di questi domini è basato sul precedente, ma non è che qualcuno è più importante dell'altro. Sono tre dimensioni, tre modi, tre approcci di comprendere la realtà, e l'informatica ne offre un quarto, che, diciamo, viene chiamato nel mondo anglosassone la lente computazionale, che ha il problema che in italiano aggancia il calcolare i numeri, mentre in inglese computing è più generico, quindi si dovrebbe chiamare la lente informatica, però la lente informatica, già informatico, è sovraccarico di significati. E molti sistemi, molti scenari si possono descrivere in questo modo. Qui ce ne sono alcuni, insomma, nella bioinformatica si usa l'approccio, appunto, dell'informatica per descrivere l'evoluzione dei sistemi, si usa in chimica, si usa in economia, si usa nella società, insomma, praticamente quasi ogni dominio, diciamo, ogni settore di studio si sta approfittando, sta utilizzando i metodi dell'informatica. E metodi che sono nati nella matematica, ma sono diversi, e io ci tendo sempre a sottolineare, perché una popolarizzazione sbagliata dell'informatica è: l'informatica insegna a risolvere i problemi. Dopodiché io rispondo, e i matematici che hanno fatto per migliaia di anni? Anche i matematici hanno risolto i problemi, però c'è una differenza importante, perché il matematico trova la formula che definisce in astratto la risposta. Il prodotto di due matrici
e lo scrive in qualche modo. L'informatico deve definire un processo che computa in concreto la risposta, dove il processo è un algoritmo espresso in un linguaggio ed eseguito da un automa. E questa, diciamo, differenza di punto di vista è fondamentale, perché va dal risolvere i problemi al far risolvere i problemi a qualcun altro. È l'automa che risolve i problemi, l'informatico specifica la risoluzione dei problemi. Il matematico definisce la struttura della soluzione, il matematico specifica come costruire, l'informatico specifica come costruirla concretamente in modo tale che l'automa lo possa eseguire. Se l'automa, se non c'è l'automa in grado di eseguirla, quella non è una soluzione informatica. Questa, per copiare, diciamo, una frase dell'antropologo Bateson, Gregory Bateson, è la differenza che fa la differenza. Senza l'esecutore non c'è informatica, e quindi una conseguenza di questo, per esempio, è che se insegniamo informatica senza far capire che la presenza dell'esecutore è fondamentale, non stiamo insegnando l'informatica, stiamo insegnando una serie di procedure più o meno magiche. Vabbè, questa, diciamo, è un'immagine che ho utilizzato per specificare che in astratto quello che fa l'informatico a sinistra è modella una soluzione di un problema, la scrive e la dà un agente autonomo, un meccanismo che poi la deve implementare. Per questa sua caratteristica, diciamo, io lo chiamo, ma non perché sia una mia idea, diciamo, ho di nuovo preso ispirazione da qualcuno che l'ha detto prima di me tanti anni fa, lo chiamo il terzo linguaggio fondamentale. La lingua è quella fondamentale per le relazioni sociali, la matematica è quella fondamentale per le relazioni quantitative. Io non posso dire poco, tanto, tutto, niente, devo dire 5, 7, 8 quarti, 3 noni e così via. L'informatica è il linguaggio dei processi di computazione, ovvero meglio il linguaggio dei processi di automatici di elaborazione dei dati, diciamo, è lunga, per cui alle volte, diciamo, si usa processi di computazione, che di nuovo ha il difetto di evocare il calcolo aritmetico, cosa che invece non è, processi automatici di elaborazione dei dati. E questa cosa fu detta, diciamo, ormai 55 anni fa da George Forsythe, che è stato tra i fondatori del Dipartimento di Informatica di Stanford. Dice: lingua e matematica sono i due strumenti mentali generali utili per tutta la vita, i due più importanti, l'informatica è il terzo. E aggiunto anche, cosa che stiamo cominciando a vedere con le sperimentazioni che si fanno in termini di insegnamento della matematica e informatica nella scuola, insegnare contemporaneamente matematica e informatica ha un vantaggio pedagogico, perché una cosa si rafforza l'altra. Poi ci sono dei, diciamo, colleghi che si sono spinti ancora un po' di più. Questo è Bernard Chazelle, dice: nel prossimo secolo la scienza moderna verrà espressa in termini di processi informatici, cioè descrivendo come le cose accadono. E Arthur, che è un economista, dice che siccome la maggior parte poi delle scienze moderne si occupano di modellare reazioni agli eventi, interazioni col contesto, queste saranno espresse in termini di processi informatici. Diciamo, quindi sono accompagnato da persone, come dire, con le spalle robuste in questa visione. Nel mio libro, ma in realtà ne avevo parlato anche prima, forse ne ho parlato anche quando sono venuto qua a Nexa un paio di anni fa, diciamo, ho individuato questa dell'informatica come la terza rivoluzione dei rapporti di potere. Non c'è niente di male nel riconoscere che nel mondo è tutto un rapporto di potere, insomma, anche nella coppia più felice magari uno vuole andare a cena da una parte e quell'altro dall'altra, quindi è normale. Poi, insomma, se si sta bene si trova una soluzione, altrimenti si fa la guerra. Questo è sempre stato. Allora, nel mondo, secondo me, ci sono state tre rivoluzioni in questi rapporti di potere. L'invenzione della stampa a caratteri mobili, che ha rotto il potere dell'autorità, perché prima, nella stampa a caratteri mobili, la conoscenza poteva essere acquisita solo da chi ce l'aveva e doveva andare lì dove stava lui. Okay? Non è un caso che la Chiesa Cattolica, che di gestione del potere ne sa qualche cosa, ha inventato l'indice dei libri proibiti per impedire questo. Circa dopo 800 milioni di libri si è diffusa la cultura, sono arrivate le rivoluzioni. C'è stata un'altra rivoluzione, quella industriale, che è una rivoluzione dei rapporti di potere, perché altra era il rapporto di potere tra noi e la natura.
Con la rivoluzione industriale abbiamo le macchine industriali potenziano le nostre capacità fisiche, possiamo volare, possiamo, insomma, si richiederanno ancora un paio di secoli per volare, però possiamo volare, possiamo bucare le montagne, possiamo spostare montagne, possiamo andare sott'acqua, la natura, diciamo, è ai nostri piedi, fino a quando, diciamo, poi ogni tanto ci fa capire che ancora, è ancora lei la più forte. Inizia la rivoluzione industriale, diciamo, produciamo circa 800 miliardi di macchine, e poi arriva la rivoluzione informatica che sembra sia la stessa cosa, e invece la rivoluzione informatica rompe il potere che l'intelligenza umana aveva avuto sulle sue macchine, perché la rivoluzione informatica produce delle macchine che fanno delle cose che faceva solo l'uomo, questa, diciamo, elaborazione di tipo cognitivo, produzione di nuovi fatti, ok? E questa è qualche cosa che, diciamo, è come il golem, no? Il Frankenstein che si ribella al suo creatore. Abbiamo visto che nei giochi da tavolo, a meno che non abbiano delle dimensioni, diciamo, troppo grandi, ormai le macchine vincono. Cominciamo a vedere queste, diciamo, queste colpi che ci arrivano da sistemi molto sofisticati, tipo l'intelligenza artificiale generativa. Quindi c'è effettivamente una rivoluzione, e siccome questa attiene al piano cognitivo, al piano, diciamo, che rende gli esseri umani quello che sono, è importante essere consapevoli e tenerla presente, e soprattutto educare le nuove generazioni. Io nel mio libro, diciamo, faccio anche un breve excursus per i non informatici su quelli che secondo me sono i concetti fondamentali. Adesso, diciamo, li elenco e non ne parlo, perché sennò, diciamo, passeremmo delle ore su questo. Però almeno i primi tre di questi, la rappresentazione, automa e linguaggio e algoritmo e programma, dovrebbero far parte, diciamo, come le quattro operazioni aritmetiche del programma, diciamo, di quello che tutti sanno. Poi c'è la computazione distribuita, la virtualizzazione e la dualità, che sono un po' più sofisticati, ma insomma non molto più sofisticati, perché i concetti fondamentali, come dire, sono come l'area delle figure piane, insomma l'area del trapezio, se incontri uno per la strada magari non se la ricorda, però noi tutti sappiamo che si può calcolare, no? E spiegare le basi di questo, diciamo, è importante, soprattutto la computazione distribuita, perché è il modo normale con cui le macchine calcolano oggi. Allora, abbiamo detto macchine cognitive, e quindi probabilmente, forse, non so, intelligenza delle macchine. Ci sono due problemi nel considerare le macchine intelligenze e nel parlare di intelligenza artificiale. Il primo è che l'intelligenza è tipicamente la capacità di adattarsi, di essere flessibili al mutare delle condizioni di contesto, e questa, nonostante l'intelligenza artificiale, le macchine non ce l'hanno. E l'altra è che le capacità logico-razionali delle macchine sono completamente disincarnate. E questo è estremamente terribile, perché se noi togliamo la parte dell'essere umano, essere fatti, diciamo, di carne, qui, diciamo, vengono in mente immagini religiose, ma sono esattamente giuste, i pericoli diventano terribili. Faccio un paio di brevi esempi, raccogliendo i dati, considerando solo i dati, quella che è la parziale descrizione statistica del passato diventa una prescrizione coercitiva del futuro. Qui c'è un esempio: nel 2011 uscì questo articolo che ipotizzava che dopo pranzo i giudici fossero più benevoli, si trattava di delle cause di, diciamo, libertà su cauzione, perché erano i dati. Dopo pranzo effettivamente le sentenze erano più favorevoli. Se la macchina trova questa correlazione e sta solamente sul piano logico-razionale, dice: vabbè, è così. Non è così, no? Non è così. E non è così perché i detenuti, diciamo, venivano processati per prigioni. In ogni corte di detenuti che la corte di giudici considerava, si guardavano prima quelli che avevano l'avvocato difensore, poi quelli con l'avvocato difensore d'ufficio. Prima di pranzo si finiva
una prigione, dopo pranzo era ricominciato una nuova, quindi dopo pranzo c'erano sempre gli avvocati, scusate, gli accusati col loro difensore. E siccome statisticamente, diciamo, è noto che se tu hai un difensore che paghi, in genere viene difeso meglio, questa era la spiegazione. Okay? In Francia hanno proibito l'uso di strumenti di analisi sull'attività dei magistrati, perché questa chiaramente diventa una pressione. Okay? I sistemi incorporei di decisione privano l'essere umano del libero arbitrio. E questa, diciamo, è una cosa che, come dire, che per me, diciamo, io quando ho cominciato a riflettere su queste cose ho capito che cosa sentivano i fisici del dopoguerra, diciamo, col problema della bomba atomica, dell'olocausto nucleare. E qui, diciamo, siamo nello stesso tipo di, diciamo, di problematiche, anche se fortunatamente penso che abbiamo più risorse per contrastare. A questo proposito, Giuseppe Longo, che, diciamo, un bravissimo informatico italiano che vive in Francia, ha parlato di follia computazionale, sottolineando che nel mondo digitale non esistono fluttuazioni impercettibili, quelle, per, diciamo, focalizzarci, che danno luogo a sistemi caotici nel mondo fisico. Sapete, non so, esiste in fisica un problema, in fisica matematica, il problema dei tre corpi. Non si possono calcolare, diciamo, le orbite di tre corpi, diciamo, che in base all'attrazione gravitazionale, perché piccolissime differenze nelle condizioni di partenza derivano, diciamo, producono evoluzioni differenti. È il famoso effetto farfalla, diciamo, di cui tutti, penso, abbiamo sentito parlare, no? Lo sbattere delle ali di una farfalla in Giappone produce una tempesta tropicale in Brasile. E invece nel mondo digitale questo esiste. Il mondo digitale distingue tra hardware e software, mentre il mondo biologico non ha questa distinzione. E questa frase, appunto, di Giuseppe Longo è molto molto bella, perché lì parla dell'incubo della conoscenza esatta, la certezza incrollabile della ripetizione esatta, credendo alla soluzione finale di tutti i problemi scientifici. Questo, diciamo, è qualcosa che, diciamo, dobbiamo tenere presente e fare attenzione, perché se non facciamo attenzione rischiamo che qualche saltato ci porti in questa follia computazionale. Questo è un esempio di qualcuno che voleva fare una cosa di questo genere. Wired, diciamo, una rivista, diciamo, importantissima del digitale, nel 2008 pubblicò questo articolo, The End of Theory, no? Sostenendo che siccome avevamo ormai tutti i dati di cui avevamo bisogno, non c'era più bisogno del metodo scientifico. Fortunatamente, diciamo, appunto, Longo e Calude, un informatico teorico che lavora in Nuova Zelanda, mi pare sia rumeno di origine, ha dimostrato, utilizzando una teoria matematica molto, molto sofisticata, che data qualunque correlazione in un insieme di dati, c'è un valore tale che qualunque insieme di dati più grande di quel valore contiene quella correlazione. E questo è vero anche se i dati sono stati generati in modo casuale. Quindi, qualunque sia l'insieme dei dati, potete trovare tutte le correlazioni che volete. Quindi la teoria vi serve, e come se serve. Perché è la teoria, è il metodo scientifico che ha l'intuizione che poi permette di trovare eventualmente una conferma dei dati. Il viceversa non funziona. E anche sui dati dobbiamo fare qualche puntualizzazione, no? Lì c'è il famoso bicchiere, mezzo vuoto o mezzo pieno. Ecco, i termini che io uso per parlare di quel bicchiere determinano che cosa poi si dice dopo. Adesso non voglio andare in un relativismo filosofico assoluto, però certamente tra un oggetto e la sua rappresentazione sotto forma di dati c'è una differenza. Io posso scegliere quali dati utilizzare per rappresentare. Quindi modellare la realtà in termini di dati e di processi che elaborano questi dati è un'attività umana, quindi influenzata da pregiudizi, ignoranza, alcuni possono essere consci, altri possono essere inconsci, di altri possiamo completamente non accorgercene per niente. E quindi qualunque processo di elaborazione è sempre umano, non esiste l'algoritmo oggettivo, non esiste l'algoritmo, come dire, che,
ci dà la verità. E di nuovo, questo è uno di quegli elementi che va, come dire, capito da piccoli, perché poi una volta, no, che noi abbiamo il dato è il numero, 8 è 8, 8 è 8, ma la matematica è l'unico ambito in cui 8 è 8, punto e basta, no? Possiamo tutti convenire in modo univoco su cosa sia 8. In tutto il resto il dato è un modello della realtà, ma non è la realtà, non è il territorio. Bene, e quindi continuiamo il discorso sull'intelligenza. Quale intelligenza? No, umana o artificiale? Questo è il problema. No? Adesso non voglio fare Otello, però purtroppo questo problema c'è ed è diventato enorme ormai, no? Perché noi abbiamo cominciato a parlare di intelligenza avendo come riferimento quella umana. Poi, diciamo, nel 56, in quella famosa proposta, si è detto, vabbè, in 6 mesi risolveremo il problema di fare delle macchine intelligenti, e abbiamo cominciato a usare il termine intelligenza artificiale. Però sono due intelligenze diverse. E ormai siamo presi in questa rete in cui parliamo di intelligenza e non distinguiamo. Noi dovremmo sempre parlare di intelligenza umana o di intelligenza artificiale, perché sennò l'ambiguità semantica ci uccide. L'intelligenza artificiale è quella appunto logico-razionale, quella degli scacchi, del Go, eh? E poi ci sono tutte le altre dimensioni, quella, diciamo, emotiva, quella sociale. Adesso gli americani hanno scritto tanti libri su quante forme di intelligenza ci sono. Io non voglio, diciamo, arrivare qua, ma certamente quando parliamo di intelligenza umana non stiamo parlando solo di quella logico-razionale, perché chi si comporta in quel modo tipicamente è caratterizzato come un sociopatico o un mostro, perché noi siamo esseri umani, abbiamo un'intelligenza appunto incarnata. E ci sono dei motivi oggettivi per i quali questo è importante. Prima di tutto, le informazioni che noi abbiamo sul mondo, che costruiscono dentro di noi quelle rappresentazioni che la nostra intelligenza, la nostra parte di intelligenza logico-razionale elabora, queste informazioni vengono attraverso un corpo fisico. E che ne sappiamo? Già, insomma, tra di noi non sappiamo se un'altra persona vede le cose, sente le cose nello stesso modo nostro, però insomma, siamo la stessa specie, più o meno ci sarà una certa comunanza, no? Ma rispetto agli altri mammiferi, che cosa possiamo dire, no? Io ho citato lì il filosofo Thomas Nagel, che scrisse, mi pare, nel 50 o nel 70, non ricordo bene, il famoso saggio What is like to be a bat? Cosa si prova a essere un pipistrello? Non possiamo dirlo. E di nuovo, siccome anche la parte logico-razionale elabora delle rappresentazioni che sono arrivate dentro di noi attraverso il nostro corpo fisico, è chiaro che abbiamo, già noi esseri umani abbiamo dei modi diversi di elaborare, immaginate, diciamo, quello che possono fare delle macchine senza corpo. Secondo aspetto fondamentale, e qui faccio riferimento ai lavori di Antonio Damasio, neurofisiologo portoghese, e l'aspetto emotivo è fondamentale per valutare la situazione. Anzi, diciamo, gli studi mostrano che la nascita delle emozioni è essenziale per far nascere una intelligenza umana, okay? Perché l'emozione traduce la percezione in segnale di pericolo o di vantaggio che poi il corpo interpreta. E quindi, di nuovo, se noi dobbiamo valutare la realtà umana, non possiamo prescindere da questi aspetti. Ancora, attraverso le emozioni, la nostra mente, il nostro cervello, costruisce delle rappresentazioni di se stesso che sente, quindi ha coscienza di se stesso. Anche immaginando che noi riusciamo a dare la coscienza alle macchine, cosa che in questo momento nessuno sa come si possa fare, quella sarebbe poi una coscienza di un altro tipo di corpo. E se io non posso sapere che cosa sta nella testa di una scimmia, e se anche lo sapessi probabilmente scoprirei che è estremamente diverso, è chiaro che la coscienza delle macchine cognitive fatte di silicio sarebbe un po' estremamente diversa dalle nostre. Il che non vuol dire che non sia inutile, io non sto argomentando l'inutilità
di, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Sto dicendo che è estremamente diversa dalla nostra. Ancora un altro elemento di differenza è il ruolo del subconscio relativamente alla creatività, no? Lo vediamo, è stato discusso un pochino con DALL-E, che è quel sistema di generazione automatica di immagini basati su input che fornisce l'utente, che di nuovo non è nient'altro che un gigantesco insieme di ingranaggi che produce qualche cosa sulla base di stimoli che gli arrivano, che appare creativo. Ma è davvero creativo? Io non ho una risposta decisiva a questa domanda, forse c'è, anche perché, diciamo, definire in modo formalmente preciso cos'è la creatività non ha soluzione al momento attuale. Noi esseri umani non siamo meccanici, che ripetiamo sempre le stesse cose, ma non siamo neanche estremamente imprevedibili, no? Esiste un confine tra il caos e la regolarità dove si sviluppa la creatività, no? È quello che per esempio dà luogo allo stile di un artista. Voi potete riconoscere lo stile di un artista perché non è che da un'opera alla successiva cambia, ha una sua regolarità, che però non è la regolarità, diciamo, della stampante laser che stampa sempre la stessa cosa. Quindi le macchine cognitive sono utili. C'è una bellissima citazione di Charles Eliot, il presidente che ha reso grande Harvard nel 1800. Un uomo non dovrebbe essere usato per un compito che può essere svolto da una macchina. Per cui tutte quelle cose per cui le macchine cognitive o l'intelligenza artificiale ci può essere utile, può evitare a noi la fatica intellettuale, secondo me è utile che esse siano adoperate. Però poi nell'intelligenza umana ci sono anche queste altre cose, no? La compassione, la solidarietà, l'immaginazione, l'umorismo, che fanno parte del nostro essere umano, fanno parte della nostra società, che sono persi dall'intelligenza artificiale, e di questo dobbiamo essere ben consapevoli. Quindi l'intelligenza artificiale ha finalmente fatto percepire cosa è in grado di realizzare l'informatica, no? Fino a noi ci abbiamo provato per tanti decenni, ma non so, non ci vedeva. Poi adesso sono arrivati questi sistemi, adesso il cittadino della strada pensa che l'intelligenza artificiale sia una cosa e l'informatica sia un'altra. Ma vabbè, insomma, non tutto si può vedere nella vita. È importante che abbia capito che, insomma, ci stiamo occupando di qualcosa di interessante. Quindi sono macchine cognitive, potenziano le capacità cognitive delle persone. In base alla legge sull'impatto sociale della tecnologia digitale non sapremo cosa potranno fare in futuro. Benedict Evans, che, diciamo, lavora per una grande società di venture capital negli Stati Uniti, ritiene che, così come i database relazionali che sono stati una rivoluzione degli anni 80 e 90 non hanno determinato uno sconvolgimento, non hanno dato il predominio a qualcuno su qualcun altro, perché sono stati una tecnologia abilitante che è diventata standard e che tutti hanno utilizzato. Quindi le capacità dell'intelligenza artificiale, anche di questa intelligenza artificiale generativa, potrebbero svilupparsi in questo modo. È chiaro che, siccome la loro potenza dipende dai dati che hanno, è chiaro che c'è un problema di dimensioni, no? Che è uno dei veri problemi che ha l'intelligenza artificiale in questo momento, che ci sono pochissimi soggetti in grado di gestire i dati che questa intelligenza artificiale elabora e in grado di addestrarle. Però io, diciamo, ritengo che sia un'analogia ragionevole, almeno per il momento. Poi vedremo che cosa ci aspetta in futuro. Di nuovo, da un punto di vista educativo, noi non possiamo capire l'intelligenza artificiale se non abbiamo capito l'informatica. Sarebbe come dire: vabbè, qui c'è un aeroplano a reazione, un jet militare, prendo, lo guido, posso andare molto veloce, ma come funziona non ne ho nessuna idea, no? Non è proprio la cosa più smart del mondo, soprattutto se la diamo in mano a chiunque, e soprattutto non serve al lavoratore medio. Io penso che, diciamo, al cittadino medio, al lavoratore medio, proprio perché si parla di basi di dati, sia più utile sapere, no, come organizzare i dati in modo strutturato, in modo da poterli
elaborare senza perdersi, senza duplicarli e così via, no? Se avete mai guardato che cosa fa un vostro amico non informatico con i fogli Excel, sapete di che cosa sto parlando, no? Ecco. Secondo me un po' di base di dati sono meglio dell'intelligenza artificiale. Poi, per carità, dobbiamo saperla utilizzare perché sta intorno a noi, eccetera, eccetera, ma qui ho elencato una serie di pericoli su cui, diciamo, adesso non voglio soffermarmi molto, forse solo sull'ultimo, il potenziamento del malware, perché questo ci ricorda che, come dire, ci sono i buoni ma ci sono anche i cattivi nel mondo. E quindi, così come possiamo utilizzare ChatGPT per scrivere del codice positivo, the bad guys lo utilizzano per scrivere del codice per attaccare. Poi uno ci prova a mettere, diciamo, dei blocchi, ma insomma, la creatività umana è sempre superiore a qualunque blocco che si possa inventare, altrimenti staremmo ancora sugli alberi insieme alle altre scimmie. Ecco, il punto chiave è questo: le macchine sono completamente distaccate da cosa significa essere una persona. Io l'ho chiamato l'insostenibile incorporeità delle macchine cognitive. La conseguenza di questo è che le decisioni che influenzano le persone e la società richiedono l'intelligenza incarnata dagli esseri umani, per cui, diciamo, deve essere questa, io la ritengo una missione, diciamo, nostra, no, degli informatici, evitare che assolutamente ci sia ci siano processi che prendono decisioni su aspetti importanti per gli esseri umani che non siano in capo a un essere umano. Quando leggo diciamo, istituire procedimenti giudiziari artificiali, perché recitano l'intelligenza artificiale, insomma, mi vengono i brividi. Anche a me. Anche questa diciamo, è una missione importante, e, diciamo, nostra, professionale, e anche educativa, no? Io ricordo sempre questa frase di Leonardo da Vinci: senza scienza non si va da nessuna parte, no? La pratica non conduce da nessuna parte. E qui vado, adesso salto alcune di queste cose perché, ecco, per esempio il codice, perché c'è tempo, vabbè, ma sto appena a metà, quindi delle slide, non del tempo. Diciamo, ribadisco sempre, diciamo, sapete che in Italia c'è stata questa frenesia del coding perché, insomma, è bello, ai bambini piace, è molto pratico, visuale e così via. Però io, insomma, ricordo sempre che se vogliamo insegnare l'informatica dobbiamo insegnare, no, il quadro complessivo, altrimenti formiamo i nuovi proletari della società digitale, perché se tu sai soltanto scrivere del codice sei come l'operaio di un tempo, no? Diciamo, che era appunto la classe proletaria, poi è quasi scomparsa perché, diciamo, sono arrivate le macchine e adesso vogliamo fare i nuovi proletari della società digitale, quelli che sanno solo scrivere codice, che poi dopo 5 anni sono fuori dal mercato del lavoro perché arriva il nuovo linguaggio, poi qualcuno magari anche pensa di sostituirli con, diciamo, con i sistemi che producono automaticamente codice. Spero che non accada, ma non per chi li vuole fare, per noi, perché, diciamo, quelli che usano questi sistemi che possono sbagliare di un bit, se sbagliano di un bit sono dolori, siamo noi che, diciamo, ne dobbiamo sopportare le conseguenze. Io non mi fiderei mai di un, diciamo, già stare, diciamo, su aeroplani che ormai sono controllati da sistemi software della cui, diciamo, correttezza non sono completamente sicuro, e, diciamo, dell'onestà di chi ha governato la correttezza dello sviluppo non sono sicuro, mi turba. Se poi quel codice è proprio sviluppato da macchine artificialmente intelligenti, è un po', la situazione è un po' più critica. Quindi, di nuovo, il punto chiave è far capire che non c'è comprensione, e questo è il nostro tallone d'Achille, no? Perché noi siamo creature che cercano un significato. Il nostro sistema nervoso è organizzato in modo da cercare significato in tutti gli stimoli che riceviamo. Quindi, quando ChatGPT ci scrive qualche cosa, diciamo, allora le sa le cose.
Io, diciamo, ho detto: così come la bellezza è negli occhi di chi guarda, l'intelligenza è negli occhi di chi legge. Il fatto che noi capiamo il linguaggio proietta significato su quello che ha scritto ChatGPT. Non è diverso da questo. Non è diverso da questo. Lì c'è soltanto una, come dire, elaborazione statisticamente molto accurata di sequenze di parole. E questo, di nuovo, è un aspetto che va insegnato, perché io, insomma, ho provato a dire che forse nelle scuole usare questi strumenti non è il massimo dal punto di vista educativo, perché una delle cose che uno impara a fare a scuola, per esempio, è il tema, un riassunto. È chiaro che se io ho la macchinetta che mi fa il tema e il riassunto, io non sviluppo il mio cervello, no? Che facciamo? I bambini che imparano a devono imparare a camminare, gli diamo l'automobilina elettrica così non si fanno male? No? Mi sembra una cosa... La calcolatrice da tasca non si può usare quando si impara matematica alle scuole. Perché? Perché se no, come funzionano i numeri, non lo sviluppi. E allora, come funziona, diciamo, il ragionamento? Lo devi imparare per conto tuo, e quindi secondo me nelle scuole questi sistemi non ci dovrebbero essere. Poi all'università ci sono miliardi di usi possibili, perché uno si aspetta che all'università ci sia uno studente che ha spirito critico e che può appunto fare quello che un tempo i greci facevano, le esercitazioni di retorica: uno si metteva a difendere una tesi, quell'altro difendeva l'altra e vediamo chi era più bravo, no? Tu puoi usare ChatGPT per sfidare gli studenti in questo modo. Bellissimo, bellissimo, ma cerchiamo di non causare danni in questo utilizzo dell'automazione. Quindi l'interazione con questi sistemi è particolarmente delicata. Questo lo posso saltare ancora sull'educazione. Allora, sull'insegnamento dell'informatica, insomma, chi mi conosce da un po' di tempo, per esempio Anna, sa che, diciamo, è il mio pallino da 8 anni, 9 anni, no? E si stanno muovendo un pochino tutti. Qui ci sono alcuni paesi europei che stanno più avanti di noi, anche Israele, che non è europeo, ma insomma sta sempre nel bacino del Mediterraneo. Si è mossa recentemente anche l'Unione Europea. Questo Digital Education Action Plan ha individuato tra le varie opzioni questa, che dice di porre l'accento su un'educazione informatica inclusiva di elevata qualità a tutti i livelli di istruzione, argomentando i vari benefici sociali, economici e pedagogici. E uscirà la settimana prossima una comunicazione della Commissione Europea esattamente su questa azione 10, che dovrebbe, come dire, elaborare in modo più concreto che cosa i paesi dovrebbero fare, perché ricordate che l'educazione nella scuola è materia di competenza dei paesi membri, quindi la Commissione più che raccomandazioni non può dare, ma, come dire, la speranza è che in Italia, sulla base di questa raccomandazione, si comincia a fare qualche cosa. Noi, diciamo, a livello europeo, con le associazioni scientifiche, io sono il presidente di Informatics Europe, che è l'associazione che raggruppa i dipartimenti universitari di informatica, abbiamo fatto questa collezione chiamata Informatics for All con altre associazioni scientifiche, e abbiamo prodotto un quadro di riferimento europeo per l'insegnamento dell'informatica nella scuola. È molto di alto livello, ambisce soltanto a dare una stessa terminologia, una visione coerente, perché poi i curricula nazionali dipendono dai linguaggi, dalle tradizioni, dalle culture, quindi non si può, no? Se no andiamo, insomma, in certe misure esasperate, come dire quanto devono essere grandi i pomodori o lunghe le zucchine, che insomma mi sembra un po' un delirio burocratico più che una costruzione di una casa comune europea. È basato, questo quadro di riferimento è basato su 11 aree tematiche fondamentali, e che sono, diciamo, sinteticamente elencate qua, e ricordate che queste sono per la scuola, non per l'università, e metà di queste sono sulla parte soft, cioè la parte non così puramente scientifica o tecnologica, ma sulla parte relativa all'impatto nella società. Abbiamo fatto una proposta didattica anche come laboratorio in informatica e scuola, e ok, quindi riprendiamo adesso il tema dell'impatto sociale. Le due dimensioni, digitale e fisica, sono sempre più intrecciate, sono sempre più sovrapponibili, e
E quindi, per esempio, una delle cose bellissime che è emersa in questa discussione su Nexa è stato questo riferimento che, diciamo, ha portato Maria Chiara Pievatolo alla metafisica dei costumi di Kant, che già aveva, come dire, argomentato il problema della, diciamo, di cosa possono fare gli esseri umani liberi, possono vendere parti del corpo, e l'argomentazione era che no, non possono vendere parti del corpo perché sennò non sono esseri liberi, sono schiavi. Allora il punto è che, siccome il nostro corpo digitale è praticamente sovrapponibile, quasi, comunque, diciamo, è la proiezione del nostro corpo fisico nel mondo digitale, noi non possiamo vendere quello. Adesso, diciamo, non ripeto tutta l'argomentazione, però, diciamo, è interessante che questo tipo di problematiche non sono nuove, sono antiche e sono state già indirizzate, e quelle proposte che dicono, vabbè, compensiamo gli utenti per i loro dati, sono in realtà proposte estremamente miopi, perché poi alla fine saranno proprio, diciamo, i più deboli che svenderanno i loro dati e quindi svenderanno loro se stessi per pochi soldi che non daranno loro nessun vantaggio, mentre saranno privati poi, diciamo, della loro libertà, quelli più deboli, no? Ricordate quanto ho detto prima sul fatto che con una grande quantità di dati io posso spingere le persone a continuare a fare le stesse cose o ad andare in certe direzioni. E non sono cose fantascientifiche, perché le big tech usano tantissimi psicologi esattamente per fare questa cosa qua. Per spingere le persone, per esempio, a stare attaccato al proprio profilo social. Questo è il motivo per cui con altri colleghi nel maggio 2019 abbiamo preparato questo manifesto per l'umanesimo digitale, in cui si argomenta che l'informatica ha una responsabilità sociale ineludibile. Qui, diciamo, sono elencati alcuni dei punti importanti di questa responsabilità sociale, e non possiamo più, e poi io, diciamo, nel mio articolo sull'incorporeità delle macchine cognitive ho addirittura proposto che a livello universitario si formino gli informatici come vengono formati i medici, ovvero si parte dalle basi scientifiche e poi però si deve fare attenzione al paziente, si deve curare il paziente, e il paziente non è soltanto la cellula che reagisce al farmaco in base a leggi chimico-biologiche, il paziente è un essere umano che alla fine deve vivere. Se tu uccidi l'infezione e anche il paziente, non sei un bravo medico. Quindi se io ottimizzo la produzione e ammazzo di fatica gli operai, come, diciamo, accade in qualche big tech, questo, diciamo, non è un gran vantaggio per l'umanità. Centrale in tutto questo è la privacy. E difendere la propria privacy è fondamentale per difendere la democrazia. Diciamo, io sono ormai diventato un talebano di questo, e recentemente, diciamo, in un incontro che abbiamo avuto al garante della privacy con il nostro laboratorio, ho detto che secondo me andrebbe adottata una zero click privacy policy. Cioè, per default, se io vado su un sito non devo fare neanche un click per conservare i miei dati. Adesso devo dire sì, no. Non deve essere così, non deve essere così, è un diritto fondamentale, quindi dobbiamo, come dire, usare le stessi meccanismi che hanno usato, diciamo, chi fa commercio elettronico, no? Sapete, lo one click, l'acquisto con one click facilita il fatto che tu, una volta che ci hai pensato, no? Diminuisci, separi il più possibile l'intervallo tra il pensiero e l'azione. La privacy va difesa senza bisogno di scelte, perché senza privacy non c'è libertà, e senza libertà non c'è democrazia. Questo, diciamo, è fondamentale. Una delle cose che facciamo nelle scuole, al di là del portare la competenza sulle parti tecniche dell'informatica, è portare la consapevolezza di quello che può fare il digitale in termini sociali, quindi in particolare la privacy. La difesa della privacy è difesa della democrazia. Adesso mi sposto in questa ultima parte su un c'è una rigua di temi, non so quanto riesco a coprire,
Però l'aspetto del mondo del lavoro, allora c'è questo, senza informatica la produttività non cresce con la sola tecnologia, questo diciamo, ho trovato questo bellissimo articolo di Quattrino, che tra l'altro adesso mi pare sia Quattrino. E quindi diciamo, è una cosa che io pensavo, però adesso diciamo la dice un economista, quindi la posso dire con basi più solide, servono le competenze delle persone, se no diciamo, non si migliora la produttività. Ora, le competenze delle persone le puoi acquisire sul mercato o creare internamente, ma vedremo che c'è una differenza. Questi sono i dati sul contributo del digitale alla produttività del lavoro, ci sono due analisi che ho citato nel mio libro, e differiscono sulla quantità, no? Insomma, qualche decina in più, qualche decina in meno, ma è fortissimo. Il punto è che se si utilizzano chiavi in mano, dal momento che la realtà è in continua evoluzione, dopo un po' la tua produttività scompare. E questa è una cosa che diciamo, il tradizionale dirigente d'azienda e il tradizionale politico non ha capito. La soluzione chiave in mano, quella con la quale il sistema informatico è comprato dall'esterno, non funziona, perché un sistema informatico, che è una macchina, un insieme di macchine cognitive, è la traduzione, la conversione di intelligenza umana in intelligenza digitale, perdendosi tutta la flessibilità e l'adattabilità. Siccome il mondo si evolve continuamente, questi sistemi dovrebbero evolversi continuamente, le persone si evolvono continuamente, no? Se voi coordinate un gruppo di persone a cui avete detto di fare le cose in un certo modo e le cose cambiano, se cambiano poco le persone si adattano da sole perché sono sveglie, se cambiano tanto si fa una riunione e quelle capiscono. Se traducete questa cosa nel sistema informatico, o voi avete fatto fare un sistema all'esterno, poi la realtà cambia e voi dovete richiamare l'azienda e rispiegargli la cosa, e quelli devono far fare la cosa ai programmatori e così via. Se poi questa cosa accade nella pubblica amministrazione, dove il tutto si fa solo con, diciamo, procedure bizantine, capite che non c'è alternativa. Purtroppo è quello che abbiamo fatto negli ultimi 10-20 anni, abbiamo esternalizzato i servizi informatici, anche nelle università, insomma Torino è forse una situazione un po' più rosea, ma si è scelto questo, no? Compro della soluzione informatica dall'esterno, risparmio sul personale e dopo un po' scopro che spendo di più e che la mia produttività è diminuita. E di nuovo questa cosa, insomma, io la posso pensare, l'ho scritta nel 2010, ma insomma sono dei tanti, però se la dice il direttore del Dipartimento Acquisti del Department of Defense del Ministero della Difesa americano, che qualche cosa ne sa, forse dovremmo dargli retta, no? I sistemi informatici non sono mai finiti, sono in continuo sviluppo. Mi è chiarissimo che per poter fare una cosa di questo genere in Italia dobbiamo cambiare gran parte della giurisprudenza del settore pubblico. Ma non c'è via d'uscita, cioè, o continueremo a essere inefficienti con sistemi che non funzionano, che praticamente si fanno gli articoli di giornali sulla catastrofe di qua, no? Il click day di qua di là, che finisce sempre in una catastrofe, morti che diciamo prendono la pensione, i vivi che sono dichiarati morti, insomma tutte queste assurdità che vediamo. Non dobbiamo cambiare il modo di fare le cose nei sistemi informatici, nella PA, altrimenti non ne usciremo. Per quanto riguarda invece la società, non so se ricordate 20 anni fa, quando internet diciamo, si riprese dopo la bolla, emerse questa teoria della coda lunga, no? L'informatica, il digitale, vi dà la capacità di sfruttare le nicchie, il che è vero, ma se tu sei, e questa cosa si applica soprattutto ai prodotti creativi, se tu sei uno che vende libri e vende un libro digitale e ne vendi 20 copie, hai un guadagno, però il reale guadagno non è tuo che vendi 20 copie, perché a te 20 copie non fanno molta differenza, o sostituite il libro con canzone o con film. Chi guadagna davvero sono le piattaforme di aggregazione, per cui per le quali in aggregato i ricavi sono significativi, per i singoli creatori no.
Lì vedete il dato su Spotify. Il 90% degli incassi va all'1,4% degli autori, che guadagna insomma un buono stipendio, insomma, sono miliardari ma guadagnano un buono stipendio. Tutti gli altri fanno la fame, perché $144 l'anno non ci si fa molto. E il risultato è che appunto la classe media americana si sta impoverendo, ma devo dire che noi in Italia non è che stiamo molto meglio. Questa è una caratteristica in particolare dei mercati basati sul talento. C'è questa bella analisi di Rosen, The Economic of Superstars, che diciamo la congiunzione di questi due aspetti, che il fatto che il talento è premiato dagli spettatori in modo più che lineare. Cioè, se io, quando io vado a vedere, non so, Federer a tennis, non è che 10 persone che sono brave un decimo di Federer mi danno lo stesso gusto di Federer, no? Questo si applica dovunque, al vostro cantante preferito e così via. Quindi, chiaramente, questo favorisce lo squilibrio. Poi la tecnologia digitale moltiplica gli spettatori per eventi, dato sul miglior 1% delle pop star, prendevano il 23% degli incassi nell'82, 40 anni dopo più della metà. E questo di nuovo ha un problema sociale elevato, no? Una delle cose che diciamo socialmente mi turba molto è che i programmi di successo adesso, no, sono i vari X Factor, di qua diventa famoso, di qua diventa famoso, di là. E non c'è niente di male contro questi programmi, però il problema è che se al giovane si addita, no, diciamo la superstar pop, attore o così via, come modello, il costo sociale futuro tra 20 anni di questo è elevatissimo, perché questi sono mercati in cui uno su 1000 ce la fa, per usare diciamo, un famoso verso di canzone. Tutti gli altri che hanno inseguito questo successo si trovano di fatto su una strada, no? Sono proletari. E questa cosa ai ragazzi purtroppo non viene spiegata, perché loro vedono il caso di successo, no? La distorsione della sopravvivenza, un fenomeno ben noto anche in chi fa scienze sociali. Viceversa, l'evoluzione biologica ci ha mostrato che favorire la diversità è la cosa migliore per sopravvivere sul lungo periodo, quindi allargare la classe media. Quindi uno Stato che si rispetti dovrebbe, come dire ai ragazzi: studiate, prendetevi una laurea, diciamo, fate gli ingegneri, i dentisti, diciamo, gli avvocati. Non sarete ricchi, ma non sarete su una strada a 40-50 anni. Di nuovo, questo diciamo io ritengo che sia una delle cose diciamo che fanno parte della responsabilità sociale dell'informatica, e perché è un mondo che abbiamo contribuito a creare noi. Il tema delle infrastrutture e diciamo della sovranità digitale è anch'esso un tema importante. Di nuovo qui diciamo, quando c'è stata la pandemia, io mi sono un po' diciamo, arrabbiato sul fatto che vedevo diciamo, le istituzioni italiane usare strumenti stranieri, ma non perché diciamo, sia uno sfegatato sovranista, perché come c'è scritto lì al quinto punto, al quarto e quinto punto, cioè perché dobbiamo legarci mani e piedi a chi può decidere da un giorno all'altro di staccare la spina, perché poi alla fine questo si tratta di dare il controllo del nostro futuro a qualcun altro, no? Nel giugno 22, 2000, l'anno scorso, Human Rights Watch ha pubblicato questo rapporto: durante la pandemia ce ne siamo fregati della privacy dello studente. C'è la questione Schrems 2 che è pendente, che è una questione diciamo importante, perché purtroppo le big tech americane sono soggette a quelle normative scritte là, che dicono che loro sostanzialmente dei nostri dati fanno quello che vogliono, insomma. Poi usiamo tutti Gmail, ma costa, la libertà costa, mi è chiarissimo. Dobbiamo decidere se vogliamo essere liberi oppure no. Questa non c'entra niente qua. Ok, e qui andiamo nella politica. Perché quello che dice Morozov è fondamentale ed è purtroppo disatteso dalla maggior parte dei partiti di oggi, che parlano di digitale, ma parlano di digitale come strumenti e non di digitale come strumento concettuale, come aspetto informatica, aspetto dell'informatica. E ovviamente lo spazio digitale, siccome è uno spazio sociale, tu puoi avere un certo punto di vista, un altro punto di vista. La Cina
c'è un approccio, l'America c'è un altro approccio. Mi piacerebbe che, insomma, in Italia e in Europa riuscissimo a trovare un nostro approccio, un approccio, diciamo, di sovranità. Io, insomma, quando qualche anno fa sembrava che sovranità fosse una parolaccia, sono andato a consultare la Treccani, che ho trovato scritto sovranità, sinonimo di indipendenza. Poi mi sono ricordato che nelle scuole abbiamo studiato le tre guerre di indipendenza per diventare Italia, e dico, ma perché sovranità, no, è così brutta? È indipendenza, no? Vogliamo essere indipendenti. Gestione politica, mi sono permesso, diciamo, una piccola incursione nella Costituzione, ma insomma sulla base di diciamo, Antonello Solo è stato il garante della privacy, il presidente dell'autorità garante della privacy nel turno precedente, e come dire, ha scritto delle cose rilevanti su queste, perché la dimensione dei dati adesso è quasi predominante. Di conseguenza bisogna fare qualche cosa, e diciamo da ingenuo, naif su questi aspetti, secondo me una possibilità sarebbe modificare l'articolo 2 della Costituzione, introducendo il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, oltre che come singolo nelle formazioni sociali, anche nei contesti digitali, dove si svolge la sua personalità. Perché secondo me questa è una protezione che ormai deve diventare di rango costituzionale. Mi avvio alla conclusione rapida? Guarda, entro le sette abbiamo concluso. Sì, mi piacerebbe anche discuterne. Allora, qui ricordo, diciamo, sono molto contento di aver trovato questa citazione. La parafrasi di Karl von Clausewitz, la tecnologia digitale, che la tecnologia è la continuazione della guerra con altri mezzi, della politica con altri mezzi. Clausewitz, scusate, l'aveva detto per la guerra. E Abraham nel 2005 ha scritto questo articolo in cui l'ha applicato alla scienza o tecnologia in generale, e poi ovviamente a Nexa abbiamo cominciato a parlarne in termini di tecnologia digitale. E questa è una cosa, di nuovo, non scopriamo niente di nuovo. Nel 61 ci fu alla Sloan School of Management un convegno Computers and the World of Future. C'erano, diciamo, i padri dell'informatica, Wiener, Gene Amdahl, Charles Snow, insomma, la gente che ha fatto l'informatica. E Charles Snow, quello delle due culture, no, ve lo ricordate, ha detto che la scrittura del software è fondamentale per controllare il processo democratico. Quindi è necessario che tutti sappiano l'informatica. Ora, poi possiamo discutere su che cosa vuol dire esattamente sapere l'informatica. Insomma, sapere l'informatica sa da ricordarsi il concetto di automa e di linguaggio di programmazione a scrivere per conto proprio un sistema operativo, che c'è una certa differenza. Però che bisogna sapere che cos'è l'informatica è un aspetto fondamentale, perché è diventata una guerra per il potere. Questo è a marzo 21 la capitalizzazione di borsa delle prime 10 società, e ce ne sono 5 sopra il trilione di dollari, e sono solo 16 nazioni che nello stesso anno avevano un PIL superiore al trilione di dollari. Quindi queste sono aziende. Tant'è che si è parlato negli ultimi anni di feudalesimo digitale, col paragone feudalesimo basato sul possesso della terra, e servi della gleba, servi della terra, e feudalesimo digitale basato sul possesso dei dati, con una differenza che è peggio quello digitale, perché mentre la terra, diciamo, ti rende potente in modo lineare, i dati ti rendono più potente in modo esponenziale, perché tra n elementi ci sono 2 alla n possibili relazioni. Quindi anche se per me il singolo dato, i miei 100 dati non vogliono dir niente, messi insieme a altri 100 dati di altre 100 persone, la capacità di cose che si possono scoprire o su cui ci si può far cassa è grandissima. E quindi c'è chiaramente, no, queste big tech sono in un certo senso i grandi signori feudali, una diversità, diciamo, che un po' si parlano e si spartiscono il territorio, e stanno provando a convincerci che in fin dei conti lo Stato non serve più, perché ci sono loro, no? E
di nuovo, questo è un problema sociale e politico fondamentale per noi che questa disciplina l'abbiamo inventata. Lo Stato serve, perché lo Stato serve per regolare, regolamentare. Io non sono un assoluto statalista, ritengo che vada trovato un punto di equilibrio. Scusate, salto questo. Punto di equilibrio che in qualche modo stiamo trovando in Europa col Digital Services Act e col Digital Markets Act, che regolamentano i servizi e l'interoperabilità tra i diversi fornitori. Soprattutto il Digital Markets Act è importante perché se sarà, se la sua applicazione sarà ben presidiata, ed è un grande se questo, richiede che i grandi fornitori di servizi di intermediazione, di ricerca, di reti sociali, di messaggistica siano interoperabili, così come sono interoperabili i sistemi di posta elettronica. Anche se la maggior parte delle, soprattutto dei giovani, adesso pensa che ci sia solo Gmail, non c'è solo Gmail nel mondo. E questo perché è stata sviluppata la tecnologia della posta elettronica utilizzando i protocolli. Il Digital Markets Act spinge per l'interoperabilità. Vedremo se sarà possibile, perché c'è un problema di risorse e c'è un problema di cattura del regolatore, perché queste cose sono in capo alla Commissione Europea e chi ha decine di milioni, di miliardi di fatturato può permettersi di pagare decine di milioni per avere delle persone che fanno lobbying. Niente di male contro le lobbying, no? Ognuno ha i propri interessi, però no, il cittadino dovrebbe avere una propria protezione. Del capitalismo fuori controllo ne hanno parlato in parecchi, no? Per esempio Stefano Quinterelli ha parlato di capitalismo immateriale, e il problema, come ha argomentato Morozov, è il capitalismo. Ma di nuovo, non perché il capitalismo è intrinsecamente negativo, il capitalismo è, diciamo, una spinta della, diciamo, dell'essere umano ad accumulare, che ha delle basi biologiche anche, no? Però, ricordando Aristotele, in medio stat virtus, non possiamo né essere soggetti alla legge della giungla che c'è nel mercato di un capitalismo senza freni, né ovviamente a un controllo totalizzante dello Stato. Non voglio nessuno di questi, non dobbiamo andare né da una parte né dall'altra. Purtroppo, diciamo, dagli anni 70, dagli anni 80 in avanti, diciamo, abbiamo visto sempre più mercato, sempre meno Stato, con gravi problemi. Lo Stato ha un senso, perché insieme possiamo risolvere problemi comuni a tutti, che sono troppo complessi per i singoli. Quindi bisogna ritrovare un equilibrio tra Stato e mercato, che eravamo riusciti a trovare sotto la spinta, diciamo, del disastro della Seconda Guerra Mondiale nel dopoguerra, no? Gli anni 50, 60, 70 sono stati anni di grandissime democrazie che hanno costruito delle società molto equilibrate, non perfette, ma diciamo la democrazia non è mai perfetta, e purtroppo il pendolo sta andando dall'altra parte, utilizzando la tecnologia che noi informatici abbiamo reso possibile. Okay. E questo fa male alla crescita. Di nuovo, questo dato OCSE è impressionante. La disuguaglianza di reddito, che è favorita dallo strapotere del digitale, fa perdere crescita totale. 4,7% di crescita persa in 20 anni, tra il 90 e il 2010. La California, che è, diciamo, il dream state degli americani, ha il tasso di povertà normalizzato più alto degli USA. Okay. Allora, questi dovrebbero essere, diciamo, degli avvertimenti per noi, no? Io mi sono permesso di una piccola incursione di tipo politico, ma per me la politica è come era, diciamo, è in senso aristotelico, no? Il modo di risolvere le questioni in una comunità di esseri umani che vogliono stare insieme, pacificamente. Questo è fare politica. Poi, adesso ci sono quelli che la fanno anche per professione e va bene, serve, però tutti noi siamo animali politici e dobbiamo fare politica. Bisogna, secondo me, trovare questa, diciamo, una società liberal solidale, no? Che consenta a chi vuole correre avanti di andare avanti, no? Ma dobbiamo assicurare protezione a tutti.
Quindi non dobbiamo dire a tutti cosa devono fare, però dobbiamo assicurare che chi ha bisogno, nessuno deve rimanere indietro. Nessuno deve rimanere indietro, chi vuole correre avanti lo faccia. Vita dignitosa per tutti, e chi vuole, no, avere qualcosa di più, appunto, il famoso capitale, il capitalista che vada avanti. E in questo, di nuovo, perdonate perché il mio pallino, l'istruzione di qualità è un passaggio obbligato. Questo libro, se non l'avete letto, di 2 anni fa, di Paola Mastracuore e Luca Ricolfi, è fondamentale perché dimostra nero su bianco, c'è l'analisi, diciamo, basata sui dati, che aver abbassato il livello culturale dello studio ha reso l'Italia un sistema meno democratico e più classista. Insomma, tutti sappiamo chi è stato al governo in questi anni, e quindi tutti sappiamo di chi è la responsabilità, no? E questo, purtroppo, di nuovo dobbiamo tenerlo presente noi e applicarlo in generale, diciamo, all'informatica. Riprendere consapevolezza, qui c'è una bella citazione di Norbert Wiener, era un luddista, perché adesso sappiamo che luddista è praticamente, no, è la damnatio memoria, sono quelli che sfasciano i telai, dei brutti. In realtà loro volevano difendere il lavoro di qualità, la qualità del lavoro, la remunerazione del lavoro, l'orgoglio di fare il proprio lavoro. Norbert Wiener, negli anni, nel dopoguerra, fu contattato dalle aziende che volevano utilizzare le sue teorie per rendere il lavoro più efficace. Lui si rifiutò e scrisse al Walter Reuter, che allora era il capo della United Auto Workers, il più potente sindacato americano. Scrisse: qualunque lavoro messo in competizione col lavoro di schiavi, siano esse macchine o persone, si troverà costretta ad accettare le condizioni di lavoro degli schiavi. Perché voleva, appunto, un'alleanza tra scienza e lavoro per difendere la qualità del lavoro. Questo purtroppo non fu possibile, insomma, gli Stati Uniti si sono evoluti come abbiamo visto. Nei paesi scandinavi degli anni 80 hanno fatto alcuni technological agreements che hanno dato potere di veto ai lavoratori sulle innovazioni tecnologiche, e il potere di veto è fondamentale, perché laddove non c'è potere di veto l'innovazione tecnologica passa e peggiora le condizioni di vita del lavoratore. E di nuovo lo ribadisco, che non ho niente contro l'innovazione tecnologica, ma deve essere, assicurata la qualità del lavoro e il benessere dei lavoratori. Mi sono permesso di proporre una valutazione di impatto sociale per tutte le innovazioni digitali significative, che deve cominciare dalla scuola, sviluppando la consapevolezza della consapevolezza digitale. Quindi, secondo me, così come abbiamo la valutazione di impatto ambientale, no? Sapete che prima di fare ogni grande opera deve essere fatta la valutazione di impatto ambientale. Beh, secondo me, prima di fare qualunque grande opera digitale, dovremmo fare la valutazione di impatto sociale. Con i tempi del PNRR non riusciremo a farlo, ovviamente, ma... E vabbè, ritorno alle origini, ne ho parlato, riappropriarsi dei mezzi di produzione, via questo, Chiudo qua perché mi piacerebbe chiacchierarmi un po' con voi. Grazie. Ci sono... Ok. Ah. Perfetto. Allora, grazie molte a Enrico Nardelli per questa sua presentazione. Ovviamente lo ricordo per quelli che sono presenti e collegati, Enrico è già stato ospite di Nexa, quindi, come dire, invitandolo sapevamo almeno parte sicuramente i suoi interessi e parte del suo focus. E grazie molte per averci fatto questa presentazione estesa. E ci sono tantissime cose che si potrebbero dire, perché veramente hai toccato uno spettro molto ampio di temi. Io stesso potrei dire tantissime cose, ma non voglio prendermi lo ius di prima parola, e quindi lascerei a voi e o eventualmente ai connessi. Vedo alcune persone connesse, quindi prego. Grande vecchio. Meno, vai. No? Io avrei due ordini di osservazioni da fare. Però preferisco affidare il più importante dal punto di vista politico a Marco Ciurcina. Io invece volevo entrare soltanto nel discorso della prima parte,
dedicato all'intelligenza artificiale, dove non ho aperto il mio telefonino perché suono tutti i momenti e quindi ti avrebbe disturbato, però avrei potuto leggervi che cosa scrivono su di me ChatGPT. Due pagine di comica pura, insomma. Comincia con il luogo di nascita, messo nel profondo sud, in un posto che non so nemmeno che esista. Una data di nascita che mi ringiovanisce di 15 anni. Questo è positivo. Poi informazioni giuste, informazioni che invece devono essere attribuite ad altri, insomma. Se volete, dopo vi do una lettura rapida di questa pagina di comica. Bene, dicevo che quello è un caso patologico, insomma, non rientra nei nostri discorsi, sono di livello più elevato. Però io ho sempre sostenuto, come te peraltro, che l'intelligenza artificiale non esiste. E ho avuto un confronto con un biologo che ha sconvolto radicalmente una mia teoria biologica. Cioè io ero convinto che gli uccelli facessero la trasmigrazione sulla base del fatto che gli uccelli più giovani imparano dagli uccelli più vecchi il tragitto che devono fare guardando l'ambiente sottostante. Invece questo biologo mi ha spiegato che no, che sta scritto nel patrimonio genetico. Non solo, ma mi ha anche detto, un'altra cosa per me terribile da credersi, mi ha anche detto che l'ovetto del ragnetto contiene l'informazione su come deve essere fatta la tela, mentre io ho sempre pensato che ogni ragnetto imparasse dalla sua mamma a fare la tela. Invece sta scritta là dentro, quella microscopica particella, c'è un volume di informazioni enorme. Come è possibile? Come è stata scritta? Non sappiamo nulla dell'intelligenza naturale e quindi l'intelligenza artificiale rimane un capitolo interessante dell'intelligenza naturale per fare delle cose che possono essere utili. Di software libero parlo Marco, certo, perché era la conclusione che arrivava, che mi aspettavo da te dall'ultimo ultimo. Che non c'è l'intelligenza artificiale? No. Come strumento di scarto. Sì, no, a un certo punto l'ho scritto che diciamo che bisogna puntare sul software libero, però ero già diciamo nel radio finale. No, tra l'altro, come dire, siccome ritengo che bisogna praticare quello che si predica, sto faticosissimamente cominciando ad utilizzare sempre di più gli strumenti di ufficio di software libero. Ed è faticoso perché dopo che tu per 20 anni, no, hai nelle tue dita l'intelligenza per fare delle cose, farlo in un altro ambiente è difficile. Nel progetto Programma il Futuro abbiamo già spostato molta della nostra comunicazione su PeerTube invece che su YouTube, cioè ormai i video li pubblichiamo solo su PeerTube, su YouTube mettiamo un teaser, un trailer di diciamo di 10 secondi. Facciamo i nostri webinar utilizzando BBB ed è faticoso e però non c'è altra strada, con la libertà è faticosa, quindi però io preferisco essere libera. Ha chiamato da me, volevo prima condividere una reazione istintiva emotiva che mi è venuta ascoltando la presentazione. Il pensiero che mi si è formato è: sono contento. Io avevo un'inclinazione per l'informatica, ma sono contento di non aver fatto l'informatica, perché mi sentirei veramente triste, quasi il peso della responsabilità di come sta andando l'informatica, essere corresponsabile di come sta andando l'informatica, troverei molto oneroso. Sono orgoglioso di essere un avvocato, invece è la comunità, come si organizza una comunità, come lavora, quella è la parte secondo me importante, dove secondo me noi avvocati abbiamo tanto da insegnare agli informatici
che invece... Assolutamente, diciamo, ad alto livello di astrazione gli avvocati e i giudici sono degli informatici, perché hanno un insieme di regole, devono produrre un certo risultato, però lo fanno in un contesto umano, esatto, noi lo facciamo in un contesto meccanico, e quindi diciamo... Vantaggi e svantaggi, noi possiamo determinare bene il risultato, voi diciamo... risultati, vabbè. Sono contento del fatto che volevo... No, perché finisce quello che potevo fare. No, no, perché a questo punto faccio l'avvocato degli informatici. Bravo. nel senso che gli informatici sono in grandissima parte dei dipendenti. Quindi sono dipendenti e le fanno questa professione, quindi scambiano le loro competenze, il loro tempo in cambio di un salario per sopravvivere. E quindi da questo punto di vista il loro potere negoziale è molto ridotto, tranne star eccezionali, tranne gli accademici che hanno un certo ambiente lavorativo, ma il 99% invece sono dei salariati. Allora da questo punto di vista, benché tu sai che io mi occupo anche, mi appassiono anche della responsabilità degli informatici come professionisti, allo stesso tempo non ecciderei troppo nel caricare di troppa responsabilità, responsabilità che invece del sistema economico, in particolare del sistema capitalistico. Quindi informatici è giusto che si interroghino della propria responsabilità, è giusto che si chiedano ma cosa posso fare io in un dato contesto, dopodiché se la tua alternativa è fare la fame, è ovvio che sia condizionato. E l'abbiamo visto in realtà già una volta, perché negli anni 70 gli informatici, quindi parliamo di un'epoca decisamente più eroica della nostra disciplina fondativa, si sono poste tutta una serie di domande, erano particolarmente attivi anche politicamente, specialmente negli Stati Uniti, dopodiché è arrivata la rivoluzione, la controrivoluzione neoliberista, e sono tutti rientrati tranquilli nei ranghi, perché l'alternativa era la disoccupazione. Quindi secondo me, e qua mi collego a una cosa che volevo... tante che avrei potuto dire, è che effettivamente il tema allora diventa politico, nel senso che non è tanto la questione importante ma relativamente limitata della responsabilità civile e politica dell'informatico, ma piuttosto di noi come cittadini in che sistema vogliamo vivere, che ha toccato lui nelle sue ultime slide, capisci? Quindi in questo mi sento di dire sì, certo, sento un po' di responsabilità, quel poco di buono dell'informatica l'abbiamo messo noi all'origine, quindi l'internet delle origini, il personal computer delle origini e così via, continuiamo a farlo col software libero, con altre iniziative di questo tipo, che possono portare anche gli informatici, per definizione, allo stesso tempo però dobbiamo dire che ci siamo dei cittadini prima che informatici, e quindi dobbiamo fare politica, dobbiamo lottare per un mondo migliore. Ok, ecco, mi conosci e sai che piace provocare, no? No, ma è fatto bene. Anche perché potremmo allora cominciare a interrogarci sul ruolo dei giuristi nella creazione del capitalismo. Senza di voi il capitalismo non esisterebbe per solo. c'è un libro bellissimo. The Code of Capital, che riguarda questi ultimi 40 anni, è chiaro che siete... Beh, però lì è un piccolo gruppo di giuristi di uno specifico paese che hanno giocato un ruolo fondamentale nella costruzione del sistema della finanza come funziona oggi, quindi sì. che non hanno niente a che vedere. E anche loro ovviamente hanno la loro responsabilità, ma neanche loro hanno potuto fare tutto da soli. No, c'è un certo un contesto sociale, culturale, insomma il discorso è complesso. Il discorso è complesso, penso che varrebbe la pena ragionarci, perché Giacomo Tesio che voleva intervenire, sì. Giacomo Tesio ha reagito pesantemente a quello che hai detto, quindi Okay. No, va bene, sono d'accordo con quello che scrivi. Prego, Giacomo, vuoi intervenire? Ma sì, se è possibile. Secondo me il problema di questa chiacchierata evidenzia una distinzione che non dovrebbe sussistere, cioè l'informatico e il giurista, così come il politico, il cittadino, ci stiamo confrontando sulla base di una disciplina che è primitiva e come tale al momento è uno strumento di potere, ma se, come diceva Enrico,
diventasse più avanzata e disponibile culturalmente a tutti, allora l'informatico e il giurista non si confronterebbero sul fatto di chi sia la responsabilità del capitalismo o della situazione attuale, ma lavorerebbero insieme con il muratore, con il cuoco e con l'operaio, per che tutti comprendendo ciò di cui si sta parlando, per rendere migliore la situazione. Secondo me il problema fondamentale, cioè il vostro dibattito è interessante perché evidenzia in se stesso proprio la natura del problema. Cioè il fatto che ci sia, che l'informatica sia così primitiva che diventa un qualcosa per un'elite, mentre dovrebbe essere un qualcosa e potrebbe essere un qualcosa, naturalmente ricostruendola, ma d'altronde quanto ci è voluto a tirarla su l'informatica di oggi? 30-40 anni, però fatti da quante migliaia di persone? E quanti miliardi siamo sul pianeta? Ne possiamo fare tante di cose, no? Quindi non è impossibile, dobbiamo solo decidere che lo vogliamo fare, insieme naturalmente. Questo volevo dire, scusate. Grazie. Grazie. Beh, tu sei un'eccezione, perché di informatici che hanno a cuore, a centro e al centro della loro azione il tema della tutela dei diritti, come te ne conosco un certo numero, ma non tutti, ecco, quindi... tu sei un po' un'eccezione, però appunto quali sono le strade, quali sono le azioni che producono un cambiamento nel modo in cui la comunità degli informatici vive? Però adesso questo è un tema secondo me interessante, il ruolo della comunità, il modo in cui è organizzata una comunità rispetto ai valori di riferimento della comunità. Questo è, secondo me, un tema sul quale riflettere. Però devo rispondere alla sollecitazione del professor Meo per ricordare, in risposta all'indicazione che ha fatto riguardo l'importanza del software libero nella scuola, il professor Meo ha mandato una lettera alla presidente Meloni e ai ministri competenti per materia, per segnalare che c'è un'opportunità in questo momento, perché sono a disposizione di molte scuole tanti soldi, no? Cifre dell'ordine di centinaia di migliaia di euro per scuola. Se questi soldi saranno spesi per comprare servizi da alcune grandi imprese statunitensi, si saranno sprecate, sarà sprecata un'opportunità. Se questi soldi saranno spesi per sviluppare nuove funzionalità nel software libero, usciremo da questo giro con tante cose nuove, interessanti e competenze nuovo modo di lavorare con, cioè nuovo modo giusto, vecchio di lavorare con l'informatica nelle scuole. Ecco, il problema è che se ognuno va per sé, tutti comprano Google o Microsoft. Allora il professor Meo suggeriva ai ministri competenti di considerare l'opportunità di favorire il coordinamento degli sforzi che devono fare tutte le scuole. Ecco, quindi trovo molto importante la lettera che ha scritto. Quindi sì, posso però dire una cosa su questo tema? Sì. Che si torna poi al discorso dell'educazione, perché il problema è che nelle scuole il software libero non lo sa da nessuno. E quindi alla fine, siccome conoscono non serve, non lo sanno usare. Ah. E quindi siccome è difficile da usare, è complicato, bisogna essere informatici per poterlo maneggiare, alla fine usano Google perché è più semplice, perché è quello che conoscono, cioè chiedi alla Meloni di usare il software libero, non sai neanche di cosa stai parlando, non lo metterà. Cioè, non, secondo me è una richiesta utopica, chiesta così, cioè ci vorrebbe un'implementazione
immaginare un sistema educativo o di educazione per imparare o insegnare alle scuole a usare questi software. Non basta dire comprate il software, bisogna dire vi spieghiamo come si usa, facciamo questi corsi che costano tot, implementiamo questi soldi che devono arrivare alle scuole per un progetto educativo, che alla fine è quello che dice Mavelli, cioè Enrico si occupa di questo di fatto, e secondo me questo è poi il messaggio alla fine che deve essere passato. Il punto fondamentale è che strumenti software che non abbiano, diciamo, il tecnico che è in grado di intervenire, non funzionano, non servono. Questo è vero anche per quelli di Google, no? Perché semplicemente Google o Microsoft e così via, come c'ha tantissimi soldi, non gli costa niente mettere il proprio tecnico a disposizione della scuola, no? Che paga il canone. Se la scuola vuole andare sul software libero, il problema è che non c'ha i soldi o non ha i tecnici interni, non ha i tecnici, o non ha i soldi per pagare i tecnici. Allora, ma questo è un problema delle scuole, è un problema anche della tutta la pubblica amministrazione. Noi non abbiamo le persone, cioè il problema fondamentale è che non ci sono le persone, non abbiamo i tecnici informatici che, come dire, anche oggi qui siamo noi al Politecnico, tutto perfetto, però a un certo punto bisogna fare degli aggiustamenti, no? E noi siamo gente che con queste cose ci lavora, però serviva a un certo punto il tecnico. Adesso vi immaginate la maestra, diciamo, in terza elementare con una torma di bambini, no? Questo è il problema. Servono le persone. È il motivo per cui software. Allora, giustamente Giacomo osserva, ci sono le aziende italiane, ma le aziende italiane giustamente devono essere pagate, e se la scuola non ha modo di pagarle, perché l'unica cosa che può fare è comprare soluzioni chiave in mano. No, i soldi adesso ci sono. Tanti. I soldi ci sono, ma non c'è l'educazione. Ma non puoi spenderli per comprare software libero. Chi è che va a insegnare software libero? Tu? Allora, scusate, facciamo chiarezza su questo. Per quanto ne sappia io, nel PNRR non puoi comprare soluzioni di consulenza, non puoi assumere persone. Non puoi comprare soluzioni di consulenza e non puoi assumere persone. Quindi devi comprare soluzioni chiave in mano. Devi comprare il pacchetto che ti serve per la trasformazione digitale. Il pacchetto lo compri oggi, fra 6 mesi lo butti. Se ti va bene, fra 2 anni lo butti. Diversamente da, non so, altri eventi, no? Che servono a poco, il campo da tennis o il campo di padel, no? Per citare esempi di cui si è parlato, una volta che l'hai fatto sta là, no? Per un po' di anni, non è che c'ha bisogno della protezione mese per mese. Il software no. Mi permetto di fare un appunto a riguardo, scusate, in effetti il Ministero dell'Istruzione ha mandato una circolare che è stata inviata in copia a Monitor APA diverse volte, quindi l'ho ricevuta anch'io, in cui chiarisce che i soldi del PNR possono essere utilizzati per adottare soluzioni, sotto la responsabilità naturalmente dei dirigenti scolastici, soluzioni che proteggano e mettono in sicurezza i dati degli studenti. Quindi le aziende italiane oggi possono fornire, essere pagate, perché i soldi per pacchetti che possono mettere a disposizione, per software eccetera, che sono disponibili, che sono già disponibili oggi. Ho linkato prima sulla chat un seminario tenuto dalla Intendenza Scolastica della Provincia Autonoma di Bolzano, che sviluppa il progetto FUS, in cui oltre al progetto FUS sono state mostrate diverse soluzioni alternative fornite da aziende italiane che permettono di risolvere i problemi di cui state parlando. Non è vero, scusatemi se lo dico in questi termini molto chiari, non è vero che il software libero è difficile da usare. Non è affatto vero, è un pregiudizio dovuto anche a tutta una serie di condizionamenti, magari a volte anche personalizzati, che subiamo, ma non è vero semplicemente. Il software libero è semplice da usare, magari è complesso quanto il software proprietario da amministrare e richiede per l'amministrazione professionalità, questo è vero, ma dal punto di vista dell'utilizzo, moltissimo software libero è assolutamente comparabile, se non talvolta superiore a quello proprietario. E in questo caso,
noi in questo istante stiamo utilizzando, almeno io da casa, sto utilizzando il software libero Blue Button, che è amministrato dal Politecnico di Torino. Quindi non è vero. E Blue Button viene fornito da diverse aziende italiane, giusto per dire un esempio, come servizio, come software as a service, esattamente negli stessi termini in cui viene fornito Google Classroom e vengono forniti Microsoft 365 o viene fornito il FUS. Addirittura ha dimostrato un risparmio netto del 80% sui costi complessivi della provincia di Trento e Bolzano, risparmio nell'utilizzo del progetto FUS, appunto, dell'intendenza, rispetto ai sistemi operativi di Microsoft. Conti alla mano, quindi prima di dire che le soluzioni non ci sono, sono difficili, dovremmo almeno provare a informarci, perché rispetto a 20 anni fa il software libero è molto cambiato. Scusate se sono stato logorroico. Giacomo, permettimi di spiegarmi meglio. Non sto dicendo che è difficile, è percepito come difficile. Cioè, questo problema, cioè, tu stai citando la provincia autonoma di Bolzano, con eccezione alla regola in Italia, Bolzano, cioè, francamente, solo un'eccellenza, ma non è così in Italia. Cioè, in Italia, se tu parli, vai nelle scuole e parli di software libero, ti guardano strabuzzando gli occhi. Non è, cioè, non è, è un problema di percezione, esattamente simmetrico alla percezione. Qual è un problema di mancanza di educazione e di conoscenza della cosa? E quindi si lo stesso problema che si pone, esattamente lo stesso problema che si pone nei confronti del software che viene considerato gratuito e facile da usare di Google, di Microsoft. Nel momento in cui ci portiamo dietro un cellulare non abbiamo neanche idea di quante applicazioni stanno girando in quell'istante e a quali sensori hanno accesso e quali dati trasferiscono e a quali attuatori siamo connessi. Sono assolutamente d'accordo, è fondamentale, è una questione di democrazia mettere tutti in condizioni non solo di comprendere, ma secondo me di realizzare i software che utilizziamo. Però attenzione, è lo stesso problema, e se da una parte c'è un errore prospettico che ci fa credere che Google e Microsoft eccetera siano gratuiti e siano facili da usare, dall'altro abbiamo un errore prospettico analogo, simmetrico, ma di cui qualcuno trae vantaggio o svantaggio, in cui viene detto il software libero e viene percepito bene. Bisogna smontare questa percezione, perché l'alternativa, cioè dobbiamo decidere se vogliamo una percezione, correggere una percezione sbagliata democratica o lasciare una percezione sbagliata antidemocratica. Il problema poi è questo. Giacomo, il problema è che poi smetto, anche perché vedo che Carlo Belgino è intervenuto nella conversazione. C'era il problema anche è che la fai semplice dicendo che bisogna smontare il pregiudizio. È 20 anni che c'è questo pregiudizio, è 20 anni che si parla di software libero, io non ho visto un progresso. Cioè, è una cosa. Io ne ho visti molti invece da quando Monitor API ha iniziato a martellare sulle violazioni di legge che in questo momento sono in corso. Ve ne può parlare molto meglio, naturalmente, possono parlare molto meglio i giuristi in sala, ma giusto per citare Marco Ciurcina e altri avvocati, si parla del GDPR, si parla di violazioni del CAD e si parla anche di violazioni che possono avere rilevanza penale dello statuto dei lavoratori. Quindi nel momento in cui queste problematiche legali finalmente vengono riportate al pettine, ecco che le alternative diventano molto più accattivanti, mettiamo. Ok, scusate, ma abbiamo ancora 10 minuti, per cui il professor Meo e anche gli altri che non hanno ancora parlato. Leggiamo ad alta voce il messaggio di Carlo. Ma l'abbiamo letto. L'abbiamo letto. Sì, sì. Volevo solo dire che Marco Ciurcina ed io abbiamo preparato una bozza di lettera che dobbiamo farci approvare dal direttivo di Assoli, una bozza di lettera che intendiamo mandare a tutti i più di 640 personaggi che hanno sottoscritto la nostra lettera alla Ministra. In quella lettera noi diciamo che apriamo un sito sul quale chiunque, a partire da uno studente molto bravo, a partire e arrivare ad un'azienda grande, chiunque si senta di collaborare con una scuola
nell'ambito di un'area territoriale ben definita, chiunque si senta dichiari la sua disponibilità, che noi mettiamo sul sito, in modo tale che la scuola che voglia adottare una soluzione come la nostra, che si chiama Fare, eccetera, che è competitiva con quello che nel progetto nazionale viene chiamato il Connected Learning Environment, che è un obiettivo del PNR, noi l'abbiamo già buono, funzionante, frutto del lavoro di una decina di anni, a titolo assolutamente gratuito, svolto presso il Dipartimento di Automatica e Informatica da insegnanti e ricercatori. Quindi noi siamo convinti che se arriva uno che dice alla scuola eccomi qua, ti installo il prodotto, ti insegno ad usarlo, le scuole possono farlo. Però mi turba il fatto che tu dici che non è legittimo poi che la scuola paghi quel lavoratore. No, non è che non è legittimo, per quanto ne so io, i fondi del PNRR non possono essere utilizzati per pagare consulenze o per assumere persone, perché sono finalizzati a progetti. Per cui tu devi comprare una soluzione, va bene comprare una soluzione, la puoi comprare di software libero, però poi chi ti fa la manutenzione di questa soluzione? Non è esatto, se posso permettermi, non è i progetti che sono stati a seconda di come sono scritti i progetti, la questione varia molto. Ci sono stati progetti che sono stati molto generici e lì l'utilizzo meno di software libero e naturalmente non delle persone, però come puoi acquistare dell'hardware, poi puoi mettere anche a disposizione attraverso altri fondi, magari creando delle reti di scopo all'interno fra le scuole, puoi mettere a disposizione altri soldi per poi amministrare l'hardware piuttosto che il software libero che hai pagato, di cui hai pagato l'installazione, eccetera. Poi comunque poi è stato proprio il ministero, appunto, come dicevo, a dire che in realtà non c'è nessun problema se una parte di questi soldi viene utilizzata, ma perché in realtà questi software esistono già, quindi nel momento in cui tu hai bisogno di uno storage di rete, no? Ne hai bisogno per il tuo progetto, all'interno di quel progetto lo puoi pagare. Invece che dire uso quello di Google, no, puoi dire uso quello della società italiana che ho vicino a casa. Poi naturalmente su questo Marco piuttosto che altri sanno molto più di me. È solo per dire, non è proprio, almeno così sembra a quello che abbiamo potuto studiare, capire, confrontandoci anche con le tendenze. Grazie Giacomo, scusa. Grazie mille. C'era Antonio Petro che voleva intervenire. Volevo condividere un elefante che vedo nella stanza. Vorrei capire se vuole delle allucinazioni o lo vedete anche voi. Lo strapotere delle big tech e gli effetti anche economico-sociali che ci ha mostrato, io credo che non siano, non possono essere ridotti solamente con il software libero, solamente con il software centralizzato, eccetera. Questo strapotere è stato facilitato anche da certe regole della finanza internazionale, c'è tutto un ecosistema dell'innovazione e anche un certo modo di evadere una quantità incredibile di tasse e che hanno in qualche modo apportato enormi capitali, certe regole anche per la competizione nel mercato. Sono state che hanno favorito Google, ad esempio, che non ha dopo il motore di ricerca, Cory Doctorow dice che dopo il motore di ricerca Google non ha fatto nulla di innovativo, solo fatto acquisizioni. Quindi volevo chiedervi se è un'allucinazione o se questo elefante lo vedete anche voi. Quindi che da lì bisognerebbe forse anche, mi piacerebbe parlare con un'esperienza. Assolutamente sì, nel senso che è il fatto che lo Stato si è dimenticato di regolamentare bene queste cose, ha lasciato la finanza libera, questo è il risultato, sotto, diciamo, l'illusione che la competizione avrebbe, diciamo,
favorito tutti, invece la competizione non ha favorito tutti, ha favorito chi partiva già da situazioni di vantaggio, e ovviamente recuperare, come diversi hanno detto oggi, recuperare è difficilissimo. Cioè, il software libero da solo non potrà cambiare questo stato di cose se non c'è una regolamentazione dello Stato che guida, no? Io, diciamo, nel mio libro ricordo che per lo sviluppo, cioè ricordo una cosa che insomma sanno tutti, che per lo sviluppo iniziale di Internet è stata fondamentale quella famosa sezione 230 del Communication Decency Act. Serve una serie di regolamentazioni analoghe che favoriscano il processo inverso, perché sennò non ce la faranno mai da solo le soluzioni di software libero ad invertire la tendenza. Perché è chiaro che c'è l'inerzia che sta continuando a spingere. C'è Carlo Bengino che ha alzato la mano. Prego, Carlo. No, mi chiedevo però, non sono le regole solo della finanza o del mercato, perché voglio dire, adesso voi eravate lì, io ero più tranquillo in studio, e è uscito il comunicato del garante che di fatto libera ChatGPT dall'Italia prescrivendo delle pappette, insomma, in qualche modo ne sono uscite fuori. Ma però questa vicenda di ChatGPT in sé, poi ognuno la può pensare come vuole, certo agli occhi del mondo ha reso l'Italia un paese inospitale alla sperimentazione, inospitale all'utilizzo di nuove tecnologie, ha reso l'Italia un paese non favorevole, nel senso che comunque un mese che tutta una serie di start-up che si basavano su quelle tecnologie sono fallite, hanno chiuso, cioè sono per una stupidaggine dal mio punto di vista, che non poteva che finire come è finita. E mi chiedo se, però non ho una risposta, perché poi, per carità, io sono molto orgoglioso di come l'Europa si muove e si sta muovendo col Digital Act, il Digital Service Act, però c'è una contraddizione qua, nel senso che non possiamo lamentarci del fatto che dipendiamo da stati che avevano sfruttato questo fatto dell'intelligenza ai bordi della rete, no? Della non regolamentazione, del lasciare le briglie libere a tutto e a tutti. Poi c'è un limite a tutto, studiamolo, però certo siamo veramente, cioè possiamo criticare finché vogliamo gli atteggiamenti capitalistici e di concentrazione attuati dagli Stati Uniti, e però possiamo criticare anche cosa stiamo facendo noi in Europa, per cui non riusciamo a venire fuori, a trovare un equilibrio, e rischiamo di uccidere ogni possibilità di sviluppo, lasciando e continuando a lasciare campo libero ad altri. Me lo chiedo, non ho la risposta, però forse dobbiamo in qualche modo anche essere un po' critici con noi stessi. Ecco, insomma. No. Grazie Carlo, io sono assolutamente d'accordo, ma approfitto allora per dire una cosa tra le tante che avrei potuto dire prima, cioè che sicuramente non esiste indipendenza, non esiste sovranità senza la possibilità di controllare, idealmente produrre e sviluppare tutte le tecnologie fondamentali che servono per una società moderna. Questo vale nel Settecento in Piemonte, vale nel Settecento o nell'Ottocento, e vale a maggior ragione adesso. Quindi da questo punto di vista, il fatto che l'Europa nella sua interezza, i vari paesi europei non abbiano la capacità di sviluppare tecnologia digitale in proprio con la scala e la complessità necessaria per una società, un'economia moderna, è un clamoroso fallimento di un continente che si riempie la bocca con sovranità digitale o anche sovranità tout court, e in realtà non l'ha affatto. E quindi certo che c'è un'enorme responsabilità europea che si limita a regolare queste cose, va benissimo, regoli pure e siamo neppure orgogliosi, ma il punto decisivo è che dovremmo riuscire a produrre questa tecnologia, a controllarla, esattamente come il Regno di Sardegna riteneva che dovessero essere sviluppate le armi e le fortificazioni da cui nasce il primo protopolitecnico, perché senza le quali non ci sarebbe stata l'autonomia del Regno di Sardegna. Okay? Quindi a questo punto di vista, certo che dobbiamo criticare. Perché è successo questo? Perché l'Europa, 30 anni dopo al GSM, è molto più debole di quanto non fosse negli anni 90? Questa è una bella domanda, spero che gli storici ci diano una risposta.
Signore, mi sono preso arrogato il diritto di usare l'ultimo minuto. Non so se Maurizio vuole dire qualcosa per chiudere l'incontro. Ma no, vorrei dire delle cose, ma riaprirebbero la discussione. Però andiamo a cena. Andiamo a cena. Allora, no, non so se vuoi dire qualcosa. No, molto apprezzato, molti spunti, bellissimo la presentazione dell'ultimo sera, sì, meravigliosissimo di parlare. Il nostro ospite vuole dire per qualcosa. 10 secondi, per dire che le norme esistono, è vietato severissimamente l'uso di Google. Un ragazzo che aveva subito un esame con la Bocconi usando un prodotto di software libero ha fatto ricorso al garante e il garante ha inflitto una multa pesantissima alla Bocconi. Se uno qualunque di noi segnalasse al garante che nella scuola media vicino a casa sua usano Google, di sicuro quell'insegnante non però è quello che sta facendo monitora PA. Sì, è proprio. Il garante ancora non risponde. Vedremo. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Possiamo avere i lucidi della relazione? Sì.